Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo oggi ci presenta la guarigione di un lebbroso. Al malato che lo implora, Gesù risponde: lo voglio, sii purificato. Pronuncia una frase semplicissima che mette immediatamente in pratica. Infatti, subito la lebbra scomparve, egli guarì. Ecco lo stile di Gesù con chi soffre: poche parole e fatti concreti. Tante volte nel Vangelo lo vediamo comportarsi così nei confronti di chi soffre: sordomuti, paralitici e tanti altri bisognosi. Sempre fa così, parla poco e alle parole fa seguire prontamente le azioni. In questo caso si china, prende per mano, risana. Non indugia in discorsi e interrogatori, tantomeno in pietismi e sentimentalismi. Dimostra piuttosto il pudore delicato di chi ascolta attentamente e agisce con sollecitudine, preferibilmente senza dare nell'occhio. È un modo meraviglioso di amare e come ci fa bene immaginarlo e assimilarlo. Pensiamo anche a quanto ci succede di incontrare persone che si comportano così, sobrie di parole, ma generose nell'agire, restie a mettersi in mostra, ma pronte a rendersi utili, efficaci nel soccorrere perché disposte a ascoltare. Amiche e amici, a chi si può dire: vuoi ascoltarmi? Vuoi aiutarmi? Con la fiducia di sentirsi rispondere quasi con le parole di Gesù: sì, io lo voglio, sono per te, per aiutarti. Questa concretezza è tanto più importante in un mondo come il nostro, in cui sembra farsi sempre più strada una evanescente virtualità delle relazioni. Ascoltiamo invece come ci provoca la parola di Dio. Se un fratello e una sorella sono nudi e mancati del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a chi giova? Questo lo dice l'Apostolo Giacomo. L'amore ha bisogno di concretezza. L'amore concreto non è forte. L'amore ha bisogno di presenza, di incontro, ha bisogno di tempo e spazio donati. Non può ridursi a belle parole, a immagini su uno schermo, a selfie di un momento o a messaggini frettolosi. Sono strumenti utili che possono aiutare, ma non bastano. All'amore non possono sostituirsi alla presenza concreta. Chiediamoci oggi: io so mettermi in ascolto delle persone? Sono disponibile alle loro buone richieste? Oppure accampo scuse, rimando, mi nascondo dietro parole astratte e inutili? Concretamente, quando è stata l'ultima volta che sono andato a visitare una persona sola o malata? Ognuno si risponda nel cuore. Quando è stata l'ultima volta che ho cambiato i miei programmi per venire incontro alle necessità di chi mi domandava aiuto? Maria sollecita nel prendersi cura ci aiuti ad essere pronti e concreti nell'amore. Angelus Domini.